Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del trasferimento delle fonderie Pisano da Salerno a Buccino e il sindaco Pasquale Freda, come aveva già fatto in passato, ha bocciato in toto il trasferimento delle fonderie. Premesso che ognuno può pensare quello che vuole, può dire quello che vuole, però credo che vada comunque rispettato un altro territorio, perché trovo molto poco corretto, diciamo così, dire che ci si vuole liberare di un male definendolo tale, definendolo qualcosa che arreca danni e disturba la pace sociale di una città come Salerno, che va rispettata e ci mancherebbe, e poi immaginare che quella pace sociale debba essere turbata in un altro territorio che è quello di Buccino. Quindi ho trovato quelle dichiarazioni estremamente inopportune e poco rispettose di un territorio che ha anch'esso diritto appunto alla pace sociale, alla tranquillità, alla serenità e alla tutela del proprio ambiente. Quindi da parte nostra ci sarà ferma opposizione affinché ciò avvenga. Capisco che a Salerno, che in regione Campania probabilmente, se non sbaglio, ci saranno le elezioni di qui a poco, e far dire di voler tutelare un territorio come Salerno, che ha un grosso bacino elettorale, sicuramente può portare dei consensi, a differenza di un territorio piccolo come il nostro. Però c'è da dire che noi siamo esseri umani al pari degli abitanti di una città e in quanto tali dobbiamo essere rispettati. Quindi ribadisco, insomma, non sono state gradite determinate affermazioni, l'ho già detto alla stampa quando sono stato interpellato al riguardo e lo ribadisco tutt'oggi. Quindi il Comune di Buccino, insieme agli enti del territorio che vorranno opporsi unitamente a noi, faranno di tutto per tutelare quello che è il nostro ambiente, la nostra salubrità e la nostra pace sociale, che anch'essa è un valore e merita di essere rispettata.